Non siamo stati in grado di arrestarlo, di creare qualcosa di alternativo, complice una cosiddetta sinistra la più imbecille del mondo occidentale, secondo me, la più ricattabile, la più intimidita, la meno progettuale, la meno di sinistra, la sinistra meno di sinistra d'Europa sicuramente, che non ha saputo fare la voce grossa nel momento preciso in cui era necessario, assolutamente fondamentale farla. Cioè non quando sono in gioco questioni ideologiche, opinioni, no, ma quando sono in gioco i principi fondamentali. E in quel momento o si è radicali o non si è nulla, o si è intransigenti o non si è nulla, anzi si è complici. E quindi il dramma che abbiamo vissuto in questi anni e che sta diventando tragedia è questo, cioè la prevalenza di un sistema di potere estraneo alla Costituzione, alla democrazia rappresentativa e delle regole, e un mondo politico che non sa innescare una reazione e diffondere degli anticorpi nella società. Anzi, le persone, i movimenti, quei magistrati, quei giornalisti che dicono la verità con la necessaria intransigenza vengono marginalizzati, isolati, criminalizzati. Non so se queste mie parole trovano riscontro nella vostra esperienza dei cittadini, però io la vedo così. E quindi ciò che è assolutamente normale diventa un atto di sovversione, un'anomalia o addirittura un atto eroico. Per esempio ricordare pubblicamente la verità, per esempio dire a qualcuno che è pregiudicato e che sta in Parlamento che non dovrebbe stare in Parlamento, per esempio dire a qualche giornalista che utilizzando l'etere, che è un bene pubblico, in realtà fa propaganda per il proprio editore, che quello non è giornalismo, ecco, quello è uno sfruttamento abusivo di un bene pubblico quale l'etere e di una funzione pubblica com'è l'informazione. Sono cose normali che precedono la dialettica politica. Oggi dobbiamo impegnarci strenuamente per mantenere in vita queste idee e questo approccio in un sistema in cui il potere, in particolare il potere della comunicazione, sta narcotizzando le coscienze, sta normalizzando lo scandalo, ci impedisce perfino di capire ciò che è scandalo e ciò che non lo è. E allora, tra le varie cose che ci possiamo inventare, c'è anche una forma innovativa di comunicazione, utilizzando i nuovi media, come internet, come i blog, come i video, autoprodotti, piccoli passi, modesti, per carità, che però possono creare un contagio, possono creare una massa critica, possono aprire gli occhi ad altri, soprattutto, come io auspico sempre, ed è questo il motivo per cui accetto volentieri inviti come questi, possono creare un passaparola e un esempio per altri. Se in tanti facessimo questo, forse, no? Il ruolo dei cittadini sarebbe diverso da quello che è attualmente. Abbiamo una cittadinanza sempre più vicina al rango dei sudditi oggi. Una cosa va detta in via preliminare: la democrazia non è andare a votare una volta ogni 5 anni e poi far fare a loro. Può essere, come dire, intatta la forma della democrazia in questo modo, ma sicuramente non c'è sostanza. Oltretutto, grazie a questa nuova legge elettorale, che è uno dei regali più avvelenati del centrodestra italiano, cioè la legge elettorale di Calderoli, cosiddetta, la porcata, non siamo neanche più liberi di scegliere i rappresentanti. Abbiamo
10 persone, 10 capi partito che decidono autonomamente il 90% del Parlamento, cioè chi verrà eletto. In una situazione in cui, come si diceva, i partiti in collaborazione con i media non rappresentano più una classe dirigente responsabile di fronte alla cittadinanza, ma un'oligarchia d'affari e di partito, spesso trasversale, complice sulle questioni che contano davvero. E allora siamo costretti e dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Ci sono tanti modi, secondo me, per vivere un'esperienza di partecipazione critica e di impegno civile. Uno di questi è quello di andare a sbattere in faccia la verità ai potenti cosiddetti italiani, ai membri di questa cosiddetta casta, per usare una parola che ormai è entrata nel linguaggio comune, cioè dell'oligarchia. Oppure semplicemente fare delle domande, cioè svolgere una funzione di supplenza giornalistica. Fateci caso, ormai non ci sono più interviste vere, cioè scomode. Soprattutto in televisione, i politici si siedono e sono a casa loro. I giornalisti svolgono funzione di regia microfono o mettono la punteggiatura in monologhi. Ma quello non è giornalismo. Quella è una funzione così di sudditanza, di complicità, di connivenza con l'oligarchia, con gli esponenti dell'oligarchia. E allora, vedremo adesso qualche video che abbiamo portato in un DVD da Milano. Noi ne abbiamo messi online circa 80 in un anno e mezzo, con alcuni amici che ho conosciuto sulla strada, appunto c'è Elia, c'è Duccio, ce ne sono tanti altri a Milano, tanti altri, alcuni altri. Io direi di iniziare, se tu sei pronto, magari spegnendo le luci quando inizia, con un video di una manifestazione. Blocca un attimo e dico dove siamo. Riesci a fermare? Benissimo. Io partirei con la legge più scandalosa, almeno di quella degli ultimi mesi, cioè con la legge Alfano. Avete presente? Praticamente 5 anni dopo, il lodo, cosiddetto lodo Schifani, l'hanno riproposta, quasi identica. I cani di palco della